presentato dall'amministrazione comunale teramana il progetto di riqualificazione del quartiere Cona, che abbraccerà Fonte Baiano e Piano Solare. Il bando sarà immediatamente pubblicato per poi avviare i lavori di abbellimento il prima possibile. Il progetto è stato varato dall'amministrazione comunale anche grazie ai suggerimenti del comitato di quartiere. È stato il nostro obiettivo principale, sederci a tavolino con il comitato di quartiere e raccogliere quelle che erano le esigenze della Cona, di Fonte Baiano e di Piano Solare, proprio perché dal punto di vista urbanistico i cittadini devono riuscire a vivere il proprio territorio. Percorsi protetti, nuova illuminazione, sistemazione di aree verdi pubbliche, nuovi giochi per bambini, il tutto da sommare a quella piazza che prenderà il posto della vecchia location della centrale dell'Enel. Tutti gli interventi che verranno cantierati tra fine di quest'anno e inizio 2023 conferiscono un'impronta green a questa macroarea di Teramo. In modo tale che il quartiere possa finalmente vivere concretamente il proprio territorio e diventare esso stesso un luogo di aggregazione e di socializzazione, che è fondamentale soprattutto dopo aver vissuto anni di pandemia che ci hanno costretto a vivere nelle nostre case. Quindi avere spazi pubblici, spazi verdi con dei giochi all'interno dove potersi incontrare e giocare credo che sia fondamentale e debba essere inevitabilmente l'indirizzo su cui debba andare ogni città. Non do delle date perché non è nel mio stile dare date, perché poi, come sappiamo, a livello amministrativo le variabili possono essere tante. Quello che vi posso dire è che si punterà ad avviare il bando di gara immediatamente, soprattutto abbiamo strutturato il progetto in modo tale che più ditte, più squadre possano lavorare contemporaneamente, perché gli interventi sono su un'area molto vasta, in modo tale da cercare di arrivare alla parola fine, alla conclusione nei tempi brevi possibili, sempre tenendo conto quelli che sono i tempi amministrativi.